ti può mai dire di conoscere veramente un uomo senza prima imparare a conoscere se stesso? Chi era veramente Giordano Bruno? L'analogia con il simbolo dello Yin e Yang mette in evidenza le corrispondenze che ho analizzato in un mio studio intitolato appunto La coincidenza degli opposti, esistenti tra la filosofia di Bruno e alcune filosofie orientali. Si tratta di corrispondenze a livello di strutture trascendentali del pensiero, su quello stesso piano dunque dove si materializzavano le analogie fra la filosofia bruniana e il movimento rosacrociano. Addirittura dal punto di vista visivo possiamo avere una conferma dell'esistenza di queste similianze, in quanto, come sappiamo, Bruno aveva l'abitudine di intagliare personalmente le immagini delle proprie opere. E quindi possiamo vedere come alcune immagini bruniane tratte da opere di contenuto matematico sono esattamente sovrapponibili a immagini mandaliche della tradizione orientale. Per contemplare le cose divine riterrai feconde queste figure, non solo perché comprendono i presupposti di ogni genere di misura, ma anche perché con la loro configurazione rappresentano l'archetipo e il sigillo di tutte le cose. Ah, ma forse sei un uomo religioso. Onori il tuo Dio. Svolgi con zelo ogni liturgia. Ma forse sei uno scienziato, un uomo di cultura, un sapiente. O più semplicemente, credi solo in ciò che vedi. Se è così, come potrai intuire l'eroico furore che animò lo spirito di Giordano Bruno? Nel 1587, allorquando lascia l'Università di Wittenberg, Bruno, nella sua Oratio Valedictoria, un'orazione di congedo, tesse un elogio della Casa della Sapienza tedesca, e tra le personalità alle quali indirizza grandi lodi, oltre a Lutero e a Palingenio Stellato, un altro autore molto amato dai rosacrociani, loda in modo molto sentito Paracelso, definito medico fino al miracolo. Ed è appunto intorno alle dottrine paracelsiane, e in particolare alla teoria del microcosmo e del macrocosmo, che si articola la connessione tra Giordano Bruno e la dottrina dei Rosacruci. Tutto fu fatto con peso, numero e misura. È vero, senza errore, è certo, è verissimo. Ciò che è in basso è come ciò che c'è in alto, e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per compiere il miracolo della cosa una. Il macrocosmo è costituito dall'universo, il locus dove risiede la divinità, il principio generatore di tutte le cose. Microcosmo invece è l'uomo, la replica in piccolo dell'universo in cui questa divinità si estrinse. È un concetto comune alla tradizione ermetica e particolarmente all'enunciato della Tavola Smeraldina, il famoso così sopra, così sotto, risalire dalla terra al cielo e dal cielo ridiscendere in terra. È lo stesso concetto che Bruno riassume nell'ascenso e nel descenso, nella successione ritmica che egli chiama vicissitudine. Intuire. Ma cosa? L'infinito attraverso il finito, l'idea attraverso la forma, Dio attraverso l'uomo. E tutto questo come fu espresso?
attraverso simboli e sigilli che, eterni, incarnano tutta la potenza del concetto, imprimendoli in ognuno di noi. Percepite l'universo dentro di voi, il suo respiro, le pulsazioni del mondo che scandiscono i battiti del vostro cuore. Questa antica scienza ha un nome. Magia. La magia è conoscenza, profonda conoscenza della natura, attraverso la quale si giunge alla conoscenza di sé medesimi e quindi di colui che ci creò a sua immagine e somiglianza. Fra Giordano, la magia e l'alchimia sono considerate dalla Chiesa come massime eresie. Se noi riflettiamo un attimo su quello che lui ha fatto, allora c'è una chiave straordinaria che ci fa comprendere che Giordano Bruno non ha mai praticato la magia per far ballare i tavolini, ma la magia di Giordano Bruno era una disciplina che riuniva l'uomo al cosmo, che riuniva l'uomo a Dio. E vi dirò di più. Ogni uomo raggiunge l'Iddio attraverso la propria esperienza. Solo omnibus lucet. La ricerca è soltanto un mezzo. E la chiave qual è? È proprio il Mocenigo, colui che lo ha accusato di eresia all'Inquisizione. E quello che lo ha chiamato, quel nobile veneziano che lo ha chiamato dalla Germania perché lui gli insegnasse l'arte della memoria. Ma l'arte della memoria di Giordano Bruno non è quello che pensiamo noi, quello di ricordare bla bla bla, ieri era festa e domani chissà. È la memoria atavica, è quel riconoscimento interiore, è una cosa straordinaria. Allora, il Mocenigo denuncia Giordano Bruno, perché Giordano non vuole trasmettere a lui questo insegnamento, non era assolutamente in grado di poter recepire. Allora lui si rifiuta. L'arte della memoria è la reminiscenza platonica. È quel qualcosa che noi abbiamo dentro, che ci aiuta a ricordare le nostre origini, ci aiuta a ricordare che noi abbiamo dentro una parte divina.